Mi sono resa conto poco fa che io non avevo più nessun cappello da Natale qua a Milano e per sopperire a questa cosa ho deciso per questo piano. Non so, non mi convince. Ciao Cactus e benvenuti nella serie di video più richiesta dell'esistenza. Sto parlando. Sentite le campanelle? Parlando della lista dei regali da fare a Natale. L'ho già fatta, mi sembra, per 2 anni. Confido che quei consigli siano sempre e comunque utili, quindi vi lascio qua sotto la playlist. Quest'anno ho deciso di fare una cosa un po' diversa e se per i consigli regali, i consigli di regali classici dovrete aspettare domenica, oggi parliamo di consigli per i lettori che non sono libri. Se voi state pensando che questo video esce troppo in anticipo, non è vero, perché alcune delle cose che vi sto per far vedere ci vuole un po' prima che arrivino, soprattutto a seconda di quale piattaforma usate per comprarli. E quindi, visto che è sempre una noia quando trovate il regalo perfetto, ma vi arriva a gennaio, I got you. Questo video in teoria sarebbe in collaborazione con Ilenia, ovvero Ilenia Zodiaco, ma nella realtà siamo due persone che sono state sommerse dalla vita e quindi mentre lei in questo istante è a New York, io sono qui a girare questo video. È in collaborazione della vecchia old style YouTube 2009, ovvero io faccio un video, lei fa un altro video. Vi lascerò il link al suo video che saranno consigli libreschi di libri per i lettori. Quando uscirà lo troverete qua sotto, ma faremo comunque un video plus insieme, molto trash, quando tornerà da New York. Perché regali non libreschi a lettori? Perché ci sono un sacco di cose correlate effettivamente ai libri senza essere libri, oppure senza essere libri molto specifici, perché di solito un lettore avrà una sua wishlist. Fategli un piacere, chiedetegliela e seguitela ciecamente. Regali per lettori che non sono libri. E noi iniziamo questa cosa con scegliamo dei libri che però non siano libri di lettura, bensì libri di qualche tipo specifico, molto estetico, comunque molto piacevole, che di solito un lettore non si comprerà da solo, ma che comunque vorrebbe nella sua collezione. E quindi questi sono i miei consigli generali. Ovviamente, come al solito, trovate tutto qua sotto nell'info box e se avete qualche cosa da aggiungere, cioè qualche altra idea regalo da aggiungere, siete commentate qua sotto nei commenti. Il primo consiglio è una guida a uno dei posti del mondo preferiti della persona che riceverà il regalo, bella. Ci sono un sacco di guide molto molto belle. Si parte da quelle dell'Iperborea fino ad arrivare, non so, adesso è molto in voga, lo trovate in tutte le librerie Tokyo Stories, che sono libri estetici, sono libri che sì ti danno delle informazioni sui luoghi, ma soprattutto sono belli da guardare, da sfogliare. E quindi c'è questo amore per una città. Più un'estetica molto forte, più il fatto che sia in formato cartaceo, che è sempre un plus. Poi abbiamo belle edizioni di libri preferiti. In questa categoria entrano un quantitativo di esempi enorme. Partiamo dai Deluxe Burr, che contengono alcuni dei più grandi classici della letteratura. Prendiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, perché di solito è è modificata da qualunque casa editrice. Hanno Alice nel Paese delle Meraviglie completamente illustrata, straconsigliato tra l'altro in questa edizione perché ci sono le poesie in inglese. Non mi ricordo male, ora ce l'ho a Genova, non posso controllare, però molto molto bello, molto valido in bianco e nero. Se volete fare un regalo ancora più prezioso, c'è l'Ippocampo, ovvero i libri illustrati pop-up di Minimalia, che sono lo studio grafico che ha studiato i libri illustrati di Harry Potter e che l'Ippocampo sta portando in Italia classico per classico. Al momento c'è Il libro della giungla, Il giardino segreto e Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma in realtà, se fate una ricerca, è molto probabile che troverete uno dei romanzi preferiti di questa persona in una versione deluxe o comunque molto molto bella che fidatevi a un lettore, piace tanto. Cercando idee per questi regali, mi sono imbattuta nei libri tarocchi. Vengono venduti in quantità industriali i set di tarocchi con un libro che spiega come utilizzarli. Ovviamente, qualunque voi scegliate è estremamente aesthetically pleasing. Un regalo bellissimo in generale, certo va a una certa tipologia di persona, ma è strepitosamente bello anche perché i tarocchi sono
esteticamente piacevoli. Lo sapete benissimo, vi avevo inserito nelle regali dell'anno scorso i tarocchi degli artisti. I tarocchi in sé sono un regalo molto estetico, molto bello e che generalmente piace a tutti perché sono soddisfacenti da guardare e in più avranno anche la guida libro con cui leggerli. Io qua ho trovato il regalo definitivo. Unisce un po' di Harry Potter, un po' del fatto che qualunque lettore beve quintali e litri di tè. Il regalo è esteticamente strepitosamente bello. Una box con della Cup of Destiny, ovvero una tazza bellissima in cui tu puoi leggere il futuro e insieme c'è anche il libro che ti aiuta a interpretare i rimasugli di tè sul fondo. Cioè, ragazzi, questa roba qua è incredibilmente bella, si collega molto ai tarocchi, è vero? Però c'è la tazza. In questo c'è la tazza e la tazza è bellissima, cioè è una figata colossale, una figata colossale. Questo quando l'ho visto ho detto devo dare una rivincita alla me delle medie che raccoglieva sticker e non l'ha mai usata in vita sua e tra l'altro non sa neanche dove siamo finiti. Cioè, se io tornassi indietro alla mia adolescente le direi usali quegli sticker. Perché sennò che cacchio li stai raccogliendo a fare? E questo libro è perfetto per questa cosa perché si chiama So Many Stickers, ovvero un libro di soli stickers. Soli sticker. C'è anche la versione per i planner che nel caso magari a voi abbiate un amico o un'amica che fa bullet journal potrebbe essere più adeguato che dei semplici sticker, ma comunque sempre una rivincita è. Sulla falsa riga c'è una serie di libri che si chiama I Like Stickers, scritto AI Like, geniale, geniale. Cioè, io sto queste cose. E praticamente sono monotematici. Secondo me il più bello è questo dello spazio. È anche il più probabile che piaccia. Cioè, è anche quello che probabilmente. Madonna, mi devo togliere sta cosa perché punge. È quello che probabilmente piacerà alla maggior parte delle persone. Perché lo spazio è molto bello. E soprattutto questa cosa degli sticker. Secondo me è geniale perché non so voi, ma io vedo tantissime persone che hanno la cover del Mac. Ma trasparente, oppure non hanno la cover del Mac, ma quelle sono bestie di Satana, quindi con loro non ci parliamo. Ma con quelli che hanno la cover trasparente, che mettono un sacco di sticker sul proprio computer, questi libri sono perfetti. Si possono anche comprare dei set di sticker proprio ad hoc, magari su siti come Wish e compagnia, però vi arriveranno tra i 600 anni, non ci facciamo più in tempo. E quindi vabbè. In questa lista ci sono un paio di libri che mi comprerò io per Natale, sappiatelo, sappiatelo, questo è uno di quelli. Se voi avete un amico che somiglia un po' a me, gli potete prendere questo, ovvero un libro che si intitola How to Visit an Art Museum, cioè come visitare un museo, tips per visitare un museo in un modo effettivamente utile. Perché se voi visitate musei, se conoscerete quella sensazione di guardare qualcosa, un'opera d'arte e dire bello, però boh. E all'interno, io ho visto l'anteprima di questo libro, ma vi giuro che lo comprerò. Ho visto un sacco di musei, ho adocchiato il d'Orsay e tra l'altro un altro museo che non mi ricordo il nome, ma era all'interno di Abstract, l'ho riconosciuto all'istante, quindi è non solo un'ispirazione per decidere quali musei visitare, ma anche utile perché effettivamente il contenuto è interessante, interessante. Quindi questo è bellissimo. Ho poi i miei libri sulle piante. Ho sia i cactus che le piante normali, li ho comprati mai usati perché no, in realtà lo sto usando per Pippa Middleton, la sto usando. L'ho trovata e quindi sto seguendo le diciture del librino, ma sono due libri che raccolgono praticamente tutte le piante o tutti i cactus che esistono su questo pianeta e te li sintetizzano per farli sopravvivere. Insomma, buon auspicio, con me non ha funzionato, ma sono sicura che con i vostri amici potrebbe anche funzionare. Più che altro, anche se sono già bravi a mantenere le piante, questi libri sono proprio belli esteticamente, quindi sono un bel regalo. Poi mi è presa un po' la famina, un po' la famina, e quindi sono andata a finire su due libri di cucina per due motivazioni molto diverse. Il primo è Prep, The Essential College Cookbook. Quando una persona va a vivere da sola, soprattutto in età giovane o giovanile, cioè io sono giovanile ormai dopo i 25, ma diciamo per altra gente giovane, e non si sa che cacchio cucinare, mai, mai, si va a tentoni. Questo è un libro per, oltre a essere proprio bello esteticamente, cioè io vi sto consigliando libri belli, proprio belli, che poi hanno anche del contenuto.
circa, questo ha del contenuto perché ha delle ricette facili, economiche da fare per qualcuno che appunto è un college, oppure un ragazzo all'università, un fuorisede, quello che volete. Sempre correlandoci al fuorisede, ho trovato nei correlati Simplivento, ovvero come fare le lunchbox, che nell'idea giapponese, nell'ideale giapponese a tutto modo, secondo me qui c'è mettono un po' di tutto. È la cosa del... è semplicemente il cibo da portarsi tipo a lavoro o a scuola, e visto che ti capita costantemente questa cosa, questo è un bel libro, secondo me, molto carina come idea. E in più, tra l'altro, questo va bene veramente per tutti, perché che tu vada in ufficio, che tu vada all'università, comunque ti devi portare da mangiare, e quindi avere qualche idea su cosa cucinarti non sarebbe male. Poi abbiamo ovviamente Etashen, non posso non citare Etashen, ve ne prendo qualcuno. Ve ne ho parlato all'infinito, non so se vi ho fatto la mia collezione, ma se non ve l'ho fatta sarò nei miei prossimi video. Sono dei libri, 9,99. Poi ovviamente la Etashen è la casa editrice e al suo interno del catalogo anche dei libri mono o artista, molto più cari e molto più complessi. Però questo secondo me è il regalo top, il riempicalza, non so, costano 9,99, quindi potete aggiungerlo a qualcos'altro, fare un mix and match, e la Etashen copre la maggior parte degli artisti più famosi. Ci sono anche gli architetti, ad esempio, che potrebbe essere interessante per qualche amico architetto ingegnere. Veramente si spazia su moltissimi artisti e molto probabilmente troverete l'artista preferito del vostro amico o della vostra amica, quindi... Ah sì, i miei pantaloni sono super festivi. I Etashen sono sempre un salvavita. Ultimissimo consiglio di libro, non libro, e poi passiamo all'oggettistica, alla gadgettistica. E partiamo, ho deciso di inserirlo perché conosco un sacco di persone che amerebbero questo come regalo di Natale, ed è This Book is a Planetarium, ovvero un libro pop-up che ti spiega la maggior parte delle teorie scientifiche collegate allo spazio, alle stelle e simili, ma in pop-up, con un'estetica, una grafica ipercurata, semplicemente bellissimo. Cioè, semplicemente bellissimo. Questo, andatevi a vedere le immagini rappresentative in vendita, le immagini rappresentative, cioè... è proprio bello, è un bel regalo. Andiamo poi ai regali non libri, ma libreschi. Abbiamo Page Anchor, che avete visto su Instagram, secondo me ovunque. Lo trovo molto carino, un po' complesso da usare, ma comunque molto utile, perché non è il classico segnalibro, bensì... non è il classico segnalibro, cioè può essere anche il classico segnalibro, ma essendo fatto a forma di ancora, che è proprio un bell'oggetto, io non ce l'ho neanche, non è sponsorizzato questo video, quindi vabbè, però è fantastico perché tiene ferme le pagine aperte, cioè per studiare. Quando stai appoggiando un libro, invece che fartelo roteare addosso che non sta mai fermo sulla pagina che dici tu e poi piangere perché non ti ricordi assolutamente a che pagina fossi arrivato, metti il Page Anchor a posto. Tra l'altro è esteticamente bello, cioè è proprio un regalo preziosino, carino, da fare a qualcuno che ama leggere libri. Poi c'è questa cosa molto carina che io non userei mai personalmente perché mi annoierei dopo 3 secondi, ma per il vostro amico che è appassionato di journaling o comunque questo tipo di cose, c'è il Reading Journal. Sono già preimpostati, con delle grafiche molto carine, si spazia molto, ma sono appunto quello che dei Reading Journal, cioè dei quaderni, diari di lettura in cui puoi mettere le votazioni, scrivere le quote, scrivere quando l'hai letto. È un po' un Goodreads cartaceo, che per alcune persone ha un valore molto più alto di un semplice profilo Goodreads, quindi molto carino. Abbiamo le borse in tela. Devo dire altro su questa cosa di borse in tela: a tema libro ne trovate tipo a secchiate, perché è l'oggetto correlato all'hipster che legge, quindi su quello siete al sicuro. Però metti che non vi fosse venuto in mente, i book sleeve, un'altra roba che io non utilizzerei mai, ma sono dei proteggi libri. Sono le... però effettivamente a me servirebbe, però, ora che ci penso. Comunque, sono dei proteggi libri. Penso che siano venduti già, cioè vengano venduti tipo su Amazon già prefatti, ma su posti come Etsy si può fare di tutto con i book sleeve. Si può personalizzarli fino allo sfinimento, e quindi può essere una bella idea regalo per un lettore che magari fa sempre casino. Tipo me.
E poi abbiamo i libri sui libri. Qui purtroppo si spazia all'impossibile, perderei anni della mia esistenza. Vi lascio però nell'info box sotto questa categoria alcuni dei miei libri sui libri preferiti, ovvero libri su autori, libri su altri libri. Questo è proprio per il fissato con lettore che vuole sapere tutto della vita di un autore, oppure della vita, oppure di un certo tipologia di libro. Sui libri in generale c'è tipo fetish ormai, queste cose. Ah, e tra l'altro ricordatevi sempre che regalare una biografia dell'autore preferito è sempre molto valido come regalo. E questi, niente, questi erano tutti le mie idee regalo per regali libreschi, non libri. Prima o poi il video di Vilene uscirà e lo troverete qua sotto in descrizione, e nel mentre aspettiamo domenica per i regali normali, generici. Che vi sia stato utile e ci vediamo domenica. Ciao cactus! It's beginning to look a lot like Christmas.